metterò qui, proprio qui di fianco all'albero di Natale, e andrò a leggere le risposte più carine che ho ricevuto. Cosa mi sono regalato da solo? Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi sono riuscito a caricare un video, mamma mia, è incredibile, sto facendo video tutti i giorni, come ben sapete, come avrete ben notato. Anzi, se siete nuovi, iscrivetevi al canale, commentate con hashtag nuovo iscritto, perché vi darò personalmente il benvenuto con un cuoricino. Incredibile, seriamente non pensavo di farcela, invece sono molto produttivo. Oggi è sabato sera e Giuse cosa fa? Registra un video. Incredibile. Allora, cioè adesso che sto registrando, poi uscirà domenica, ok? È da un po' che non lo faccio, per chi mi segue tutti i giorni ed è un vero fan sa che inizio sempre un video bevendo il mio caffè. È da un po' che non lo facevo e quindi ho detto adesso lo faccio, adesso lo faccio. Conoscete nuove canzoni di Sfera Ebbasta e tipo non faccio altro che ascoltarle, è diventata una fissa assurda, cioè le ascolto, ripetizione, in loop. Comunque, perché siamo qui oggi? L'obiettivo dei vlog giornalieri è quello di condividere con noi quello che faccio tutti i giorni. E oggi mi sono fatto un regalo da solo, che tra poco vi andrò a far vedere. Prima di far vedere quello che ho acquistato oggi, volevo fare una cosa. Io su Instagram ho fatto una storia dove vi chiedevo cosa fosse per voi il Natale. Perché io oggi non volevo fare un video vlog per farvi vedere quello che ho acquistato oggi e basta. Visto che si sta avvicinando il Natale, ero anche curioso di sapere cos'è per voi il Natale. A parte acquistare le felpe petacolo, farvele regalare dai vostri genitori per Natale. Trovate il link in descrizione nel primo commento. Mi raccomando, c'è anche lo sconto. Ma sono tutto irritato, non so farmi la barba. E niente, quindi vi ho fatto questa domanda e ve la faccio anche qui su YouTube, perché magari tanti non hanno Instagram e hanno solo YouTube e si guardano solo i miei video. Quindi lasciatemi nei commenti qua sotto che cos'è per voi il Natale, ok? Ok, adesso io andrò a leggere le risposte più belle che ho ricevuto. Ovviamente non ne leggerò tante, ne leggerò poche, perché non voglio che questo video duri troppo. E perché volevo soffermarmi solo sulle risposte. Ero qui, proprio qui di fianco all'albero di Natale, e andrò a leggere le risposte più carine che ho ricevuto. Anche perché sennò questo video sarebbe durato tipo un minuto. Allora Elisa mi risponde: sei tu, per lei il Natale sono io. Camilla Bordoli è molto concisa, una risposta molto breve, e dice: ciò che mi permette di sognare. E punto Cavadini 06 mi dice: è una fantastica festa in cui si può stare con le persone che ama. Per te, adesso appena finisco di leggere quelle più belle, vi dico anche cos'è per me il Natale. Agni Rizzo dice: 10 kg in più. E hai ragione. Katy Cartuccia dice: il momento più bello dell'anno dove ci si riunisce tutti insieme in famiglia. Mattia Luzzi 81 dice: un momento da condividere con chi vuoi bene in serenità e felicità. Quindi bene o male quasi tutti mi avete detto stare con la famiglia e con le persone che si ama. Che cos'è per me il Natale? Allora io il Natale, cioè il Natale è la mia festa preferita. Partiamo dal presupposto che io amo l'inverno. Cioè mi piace l'inverno, ok? Io preferisco l'inverno. Sarà che sono nato tipo a fine settembre, che comunque è un mese freddo, però preferisco l'inverno. E per me il Natale è la festa che aspetto tutto l'anno, perché il Natale mi permette di riunirmi con tutta la famiglia, con i miei parenti più cari, più vicini, più stretti, e dove realmente, cioè, ci si diverte sempre, si sta sempre in serenità, si scherza, si fanno tipo mille giochi, tipo la tombola, cose così. E per me è bello perché purtroppo durante tutto il resto dell'anno queste cose non accadono. È difficile riuscire a riunire tutta la famiglia e fare tipo tutti questi giochi da tavolo, dove che sono giochi semplicissimi, ma che in realtà poi ti diverti un sacco a farli. Quindi per me il Natale è questo, è stare in famiglia, stare in serenità come avete detto voi, ed essere felici. Ora passiamo al momento che probabilmente aspettavate del video, perché l'avrete letto dal titolo. Quest'anno ho deciso di farmi un regalo da solo, perché appunto a me a Natale non interessa ricevere i regali, ma semplicemente mi interessa stare con i miei. Quindi piuttosto che chiedere magari ai miei genitori di farmi un determinato regalo, me lo sono fatto da solo, così buona. Cioè nel senso, scialla, il regalo me lo sono fatto io, buona, potete stare tranquilli, stiamo assieme, ci divertiamo, eccetera, ok, vabbè, la finisco di parlare, vado a prendere il pacco. Allora, dopo questa breve intro del pacco, andiamo a scoprire cosa mi sono regalato da solo.
Oh, e... Allora, lo faccio vedere, lo faccio vedere. Mi sono preso il telefono nuovo finalmente. Finalmente, finalmente, perché il mio era tutto scassato dietro. Quello che avevo vinto sul sito non mi è mai arrivato, quindi non ho giocato a quel sito. Mi sono preso un iPhone XR da 124 giga. Mi serviva assolutamente perché oltre ad essere tutto rotto dietro il mio, si spegneva tipo al 20%, a volte si bloccava, insomma non andava più, quindi ne avevo necessità e ho deciso di comprarmi un telefono che mi piacesse. Ho preso l'XR anziché l'XS perché le differenze, da quel che ho visto, sono poche se non nessuna. Però l'XR è colorato e io lo volevo colorato. Infatti mi sono preso anche la cover trasparente, così si vede il colore. Me lo sono preso azzurro. Volevo comprarmelo rosso, però non c'era, quindi me lo sono preso azzurro, che secondo me è molto carino. E niente, questo è quello che mi sono comprato. Fatemi sapere se secondo voi ho fatto bene o ho fatto male. E niente, volevo condividere questa gioia immensa con voi, perché comunque per me, oltre ad essere un bel regalo, anche perché me lo sono fatto da solo, quindi cioè non è che mi vado a prendere un brutto regalo, so già che, cioè nel senso, avete capito, no? Stavo dicendo, boh, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Questo video è trash. Vabbè, comunque, niente. Allora raga, non mi ricordo cosa stavo dicendo, quindi scialla. Fatemi sapere magari nei commenti se voi avete tipo cosa vi piacerebbe a voi ricevere per Natale. Spero che comunque il messaggio di questo video, anche se è stato un po', sapete che non riesco mai a fare il serio, si sia capito che non volevo semplicemente far vedere quello che mi sono comprato, ma volevo anche far capire che il Natale non è solo, il Natale non vuol dire solo regali e oggetti, ma Natale è altro. E quindi niente, quindi io il regalo me lo sono fatto da solo e niente, non so più cosa dire, raga. Bella. Spero che questo video vi sia piaciuto. So che non è lungo come quelli che escono di solito. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate con hashtag fino alla fine se siete veri fan e avete visto il video fino a questo punto. Seguitemi su Instagram, mi raccomando, Giuseppe_Barbuto. Se magari avete qualche, se non avete niente, ma non so cosa dire sto video. Ciao, vi saluto.